Alice, importante assemblea e consiglio direttivo oggi a Roma per la celebrazione alla presenza del viceministro Rixi degli 8 anni di vita dell'associazione. Guido Grimaldi rieletto presidente, orgoglioso di guidare quella che considero la grande famiglia della mobilità sostenibile. Il presidente Guido Grimaldi interviene sull'ETS. È diventato imperativo rivedere gli incentivi alla mobilità. Strozzate dalle tassazioni europee, molte aziende siciliane del trasporto rischiano la chiusura. Il viceministro al MIT Edoardo Rixi annuncia impegni per l'intermodalità. Chiederemo che la metà dei 400 milioni provenienti dall'ETS venga destinata agli incentivi mare ferro e ai processi di ammodernamento delle aziende. E sullo sciopero indetto dalle aziende siciliane apriremo un tavolo ai primi di novembre. BCE, come d'attesa, ha annunciato un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. L'Eurostat rivede al ribasso l'inflazione dell'area euro, ad ottobre all'1,7% annuo.